Un saluto a tutte e a tutti gli amici del nostro canale YouTube, a tutti gli amici di scienza che ci seguono con interesse e con passione, come semplici cittadini che in questo periodo hanno mille domande, mille preoccupazioni e hanno probabilmente, non so voi, ma io di sicuro, in testa un po' di confusione, perché non c'è periodo in cui si parli di più di scienza, di cose scientifiche, ma contemporaneamente anche un periodo in cui la scienza sembra non essere patrimonio diffuso e condiviso. C'è tanta confusione, tanta paura, tanta preoccupazione. Per cui noi stiamo cercando di fare nel nostro piccolo lo sforzo di portare una piccola luce, un po' di chiarezza, un po' di cose semplici ma chiare che possiamo condividere. E per farlo disturbiamo i nostri amici scienziati che per fortuna si rendono disponibili. Oggi in particolare abbiamo ormai un amico della Biblioteca di Brugherio, Guido Barbugliani, genetista, si occupa di biologia evoluzionistica, Università di Ferrara, giusto? Sì, giusto, buongiorno. Ok, grazie, grazie mille anzitutto e benvenuto a Brugherio, anche se solo virtualmente, ma tu ci sei già stato. Ecco, io avrei mille domande da farti, che penso siano le domande che si pongono anche tanti cittadini, in particolare. Tu che ti occupi di biologia evoluzionistica, penso che potremmo concentrarci su cosa sono queste benedette o famigerate varianti del virus che tanto ci spaventano e se ci aiuti a capire un po' la situazione. Sì. Siamo in una situazione un po' di confusione, vero? Siamo solo noi, voi scienziati avete invece in mente tutto, com'è? Come la vedi tu? No, guarda, la situazione è molto complessa, è un'esperienza che l'umanità, o almeno quelli che sono vivi adesso, non hanno mai sperimentato. Ed è anche per questo, non lo dico per spirito di corporazione, ma è anche per questo che a volte le informazioni che circolano sono contraddittorie, oppure le persone dicono delle cose diverse. È un problema di grandissima complessità, per dirti, non abbiamo ancora capito come mai ci sono certe persone che prendono il virus e non hanno praticamente sintomi, altri che ne muoiono con tutta una serie di sfumature intermedie. È chiaro che contano tanti fattori, contano appunto le varianti del virus di cui parleremo tra un attimo, ma sono sicuro che conta anche una nostra diversa predisposizione individuale, che in qualche modo studieremo in futuro. Già qualche cosa si sa, no? Perché si sa che le persone di gruppo sanguigno zero sembrano un po' meno propense ad ammalarsi delle persone di altri gruppi sanguigni. Sono cose minime, quindi quelli di gruppo sanguigno A e B non si spaventino perché non ho detto nulla. Poi c'è questa una storia non ben chiara su un gene che ci sarebbe stato trasmesso da Neanderthal, ma io non ci credo tanto, e che suggerirebbe una maggiore predisposizione ad ammalarsi in forme serie. No, la complessità appunto deriva dal fatto che conta il tipo di virus che ci colpisce, la quantità, cioè la cosiddetta carica virale, che però è molto difficile da calcolare. La possiamo calcolare in un paziente in un dato momento, ma non sappiamo al momento in cui questo paziente si è infettato quanti virus ci fossero in circolazione. Poi c'entrano probabilmente anche altri fattori. Io ho letto un articolo interessante in cui si sottolineava il fatto che nelle zone europee dove è maggiore la concentrazione di polveri sottili, per esempio nella Valle Padana, le manifestazioni del virus sono state più intense. Ma anche lì ci mancano ancora i dati per capire. In questa situazione bisogna essere umili, secondo me, e soprattutto riconoscere che nessuno ha la visione complessiva. Perché i virologi sanno come funzionano i virus, come interagiscono con le nostre cellule, ma per capire le conseguenze cliniche bisogna parlare con i clinici che stanno in ospedale. E i clinici che stanno in ospedale non dispongono dei modelli matematici di cui dispongono gli epidemiologi, che spesso non sono neanche medici, sono fisici, e che invece riescono a prevedere sulla base di esperienze future come possa evolvere il fenomeno. E poi forse una qualche voce in capitolo potrebbero avercela appunto anche i biologi evoluzionisti, se non nell'immediato, per delineare qualche prospettiva futura. Le varianti sono semplicemente dovute al fatto che qualunque organismo, nel fare delle copie di se stesso, nel fare dei figli, produce delle copie che non sono identiche, perché il suo DNA, quando si replica per fare altre copie, a volte commette degli errori, si chiamano mutazioni. E le mutazioni ci sono sempre state. Ora, in un organismo fatto, tra l'altro si discute anche se il virus lo si possa chiamare organismo, quindi ci sarebbe un tema filosofico lì, ma consideriamolo un organismo, insomma. Il virus è molto piccolo e si riproduce molto rapidamente.
I virus a RNA hanno una particolare tendenza a commettere errori mentre si replicano, mentre fanno altre copie di se stesse. E questi errori di solito non sono vantaggiosi per il virus. Il virus ha un DNA che produce delle cose che funzionano. Se fa un errore, le cose di solito non funzionano. Ma una volta ogni tanto il virus produce qualche cosa che funziona meglio. E in tempi molto ristretti, quello che è successo a noi, che quando stavamo sugli alberi, eravamo completamente coperti di peli e avevamo gli arti superiori, che in realtà erano anteriori ed erano specializzati per aggrapparci ai rami, e attraverso i milioni di anni abbiamo sviluppato il pollice opponibile e possiamo fare questa cosa che nessuna scimmia è in grado di fare, e quindi impugnare una penna. Quello che a noi è successo nei milioni di anni, ai virus, ma anche ai batteri, ma soprattutto ai virus, capita nel giro di pochissimo tempo. E quindi il virus, replicandosi, fa degli errori, produce delle varianti. Non è vero che all'inizio non ci fossero queste varianti, semplicemente non le studiavamo perché non avevano nessun effetto particolare. Adesso sono uscite delle varianti che sono particolarmente infettive, particolarmente contagiose, la famosa variante inglese, quella sudafricana, e quindi ce ne accorgiamo per questo. Ma già prima i miei colleghi che studiavano l'RNA di questo virus, un virus a RNA, mi dicevano: guarda, c'è tantissima variabilità in giro e questo è normale, perché è normale che il virus commetta questi errori. Dopodiché queste varianti entrano in un gioco che è quello che ci è stato descritto mirabilmente nell'Ottocento da Charles Darwin, con concetti che noi continuiamo a utilizzare per capire cosa succede. Sì, quindi facciamo un passo indietro e perdona la capacità di, come dire, prendere le cose solo a piccoli pezzettini. Quindi i virus, che sono organismi forse viventi, forse non viventi, però non possono replicarsi da soli, ma hanno bisogno di qualcuno che faccia il lavoro per loro, insomma, Sì, giusto? sì, sì, sì. E questo qualcuno sono le nostre cellule, sono le nostre cellule. Il virus invade un ospite, se non lo invade non riesce a vivere fuori dall'ospite. All'interno dell'ospite usa le molecole della cellula dell'ospite per fare nuove copie di se stesso. Questo Ok. E in queste copie ci sono delle mutazioni che possono essere neutre, svantaggiose o vantaggiose, del tutto casualmente, certo. giusto? Ma siccome si riproduce velocemente, queste variazioni poi si affermano quelle vantaggiose, così? Non è proprio così. Siccome si riproduce rapidamente, e tanto più quanto più sono le particelle virali in giro, ed è per questo che ci preoccupano gli alti livelli di infezione, perché se ci sono 1 milione di virus a fare copie di se stessi, sono pochi, ma se ce ne sono 1.000 miliardi, allora la probabilità che qualcuno produca una variante pericolosa diventa più alta, fatalmente, no? E queste varianti vengono prodotte appunto dalla replicazione del virus e poi entrano nel gioco dell'evoluzione. E questo gioco dell'evoluzione, noi continuiamo a interpretarlo secondo gli schemi di Darwin, che spesso, ecco, vengono un po' antropomorfizzati, no? Nel dibattito. Si sente: al virus conviene fare questo, il virus sceglie di. Allora io mi scuso, già mi hai un po' ripreso perché ho fatto dei discorsi complicati, adesso li farò ancora dei discorsi complicati, nel senso che preferisco un linguaggio meno immaginifico, meno metaforico e forse un po' più difficile da seguire, ma un po' più adatto. Perché Darwin non ha mai detto che c'è la legge del più forte, no? Darwin dice che in un certo ambiente sopravvive e si diffonde chi ha le caratteristiche più adatte a quell'ambiente. L'ambiente del virus siamo noi. E allora, qual è un virus che funziona? Immaginiamoci un virus che appena ti infetta ti uccide. Questo è un virus che non funziona, perché nel momento in cui uccide l'ospite, uccide anche se stesso. Quando uno incomincia a star male, si chiude in casa, lo mettiamo in ospedale e quindi il suo livello di infettività si riduce. Quindi c'era da aspettarselo che certe mutazioni conducessero a dei virus che hanno una maggiore capacità di trasmettersi. O anche dei virus, e anche questo l'abbiamo visto, perché c'è stato un aumento in un certo periodo dei casi asintomatici. Io mi ricordo qualche settimana fa, a Ferrara l'80% dei casi erano asintomatici, adesso non più. Quindi questo è uno sviluppo prevedibile perché il virus si diffonde tanto più quanto più riesce a non avere un impatto pesante sulla salute dell'ospite, fino ad un certo momento. Questo, tra l'altro, è anche un motivo di ottimismo a lungo periodo.
perché le esperienze passate di grandi epidemie ci fanno vedere che a un certo punto il virus si indebolisce. Ha un vantaggio ad indebolirsi perché prolunga il periodo di convivenza con l'ospite, quindi può diffondersi di più, ma naturalmente se è fortemente patogeno, se produce sintomi molto gravi, questa cosa non funziona. Ed è quindi per questo, sto un po' semplificando, ma è quindi per questo che ci aspettiamo, come è successo per il virus della spagnola, che adesso è una componente di tanti virus che ci si può prendere con l'influenza, no? Come è successo col virus della spagnola, che anche questo in tempi lunghi si indebolisca, si attenui, diventi una presenza meno invadente. Quello che non posso assolutamente dire, perché non lo so, perché nessuno lo sa, è quanto tempo ci vorrà. Ma come facciamo noi, intendo noi, voi studiosi e quindi poi in conseguenza noi, a studiare queste varianti? Cioè si vede se c'è qualche variazione nella sintomatologia e si vanno a fare delle analisi dell'RNA oppure si fanno analisi RNA a tappeto, si fa un monitoraggio? Sì, allora dipende dalle priorità e all'inizio la priorità, non c'è dubbio, era una priorità di tipo clinico, quindi erano pochi quelli che si prendevano la briga una volta individuato il virus, una volta stabilito che è un coronavirus e non altre cose. Non è banalissimo, no? Perché si tratta di creature piccolissime, non si vedono al microscopio. Bisogna quindi, insomma, gli aspetti tecnici non sono banali, però non erano tanti quelli che leggevano la sequenza dell'RNA di questo virus. C'era qualcuno, io mi ricordo questo mio amico Duccio Cavalieri, microbiologo di Firenze, che già in tempi non sospetti, insomma nella primavera del 2020, mi diceva: guarda che ci sono tantissime varianti, quelli che sono andati in televisione a dire che è un virus costante, che non cambia, si sbagliano. Solo che queste varianti avevano tutte più o meno le stesse caratteristiche dal punto di vista dell'impatto con la nostra salute. E quindi non ci preoccupavano in maniera particolare. Poi naturalmente succede che ci sono state delle esplosioni, no? Dei momenti in Inghilterra, per esempio, in cui la velocità di diffusione del virus, questo famoso tasso RT di cui tanto si parla, ha dimostrato, questa impennata del tasso di infettività, ha dimostrato che c'era qualcosa di nuovo. E lì, soprattutto gli inglesi, che sono molto bravi a fare queste cose, allora si sono messi a leggere il più massicciamente possibile questi DNA, e quindi hanno permesso di individuare alcune varianti, appunto quella inglese, quella sudafricana, quella brasiliana, ce ne saranno altre, penso, che invece hanno un tasso di infettività maggiore e che quindi devono preoccuparci di più. Quello che è successo in questi giorni, che sta forse succedendo ancora, è qualcosa che in qualche modo Charles Darwin, che non conosceva il DNA, che non sapeva che esistessero i virus, però aveva previsto, perché i ragionamenti che vi ho appena fatto sono nel solco della tradizione darwiniana, della selezione naturale. Vengono selezionati virus che hanno la maggiore probabilità di diffondersi e di riprodursi. Ma queste indicazioni, variante inglese, variante brasiliana, sono semplificazioni giornalistiche e soprattutto ha senso, perché nascono geograficamente, ma avrebbe senso tentare di isolarle o è una lotta inutile? Sì, avrebbe senso, ma sai, ecco, in realtà adesso stiamo cominciando una campagna di vaccinazione, ma fino a poco fa noi utilizzavamo una tecnologia messa a punto, non si sa se dai veneziani o dai ragusani, nel 1300. Cioè, quando qualcuno ha una malattia infettiva, lo si tiene a distanza dagli altri. La quarantena l'hanno inventata nell'Adriatico, si contendono questa invenzione veneziani e ragusani. Quindi, di fronte a una sfida del XXI secolo, con tutti i problemi di connessione tra le persone, la gente che gira, che prende gli aerei, la nostra arma di difesa era stata messa a punto 700 anni fa. Adesso ci sono anche i vaccini. Non c'è dubbio che se si individua precocemente una variante e se le si costruisce intorno un efficiente cordone sanitario, si può limitarne la diffusione. Ma sai, abbiamo ancora le idee un po' confuse sulle modalità di trasmissione, insomma, perché siamo ancora lì a discutere: basterà 1,5 metri di distanza, forse per la variante inglese ce ne vuole di più. Sono commenti fatti da bravissimi esperti, questi commenti li ha fatti Galli, che è una delle persone più rispettabili in circolazione, ma dimostrano anche quanto sia difficile conciliare le misure, preventive con il proseguimento di una vita sociale in qualche modo accettabile. Normale non lo è adesso, ma in qualche modo accettabile. Quindi si vanno a incontrare ancora una volta due ambiti molto diversi, uno di prevenzione clinica e uno invece di funzionamento sociale. Sì.
Veniamo ora a un punto che ovviamente è cruciale di questi giorni, ma è ovvio, insomma. Cioè, entrano in scena i vaccini. Allora, il vaccino è un attore che nella recita, diciamo, dell'evoluzione dei virus gioca un ruolo piuttosto importante. Ci vuoi spiegare cosa succede quando l'uomo comincia a indurre gli organismi a creare anticorpi? Perché questo è lo scopo del vaccino. Sì, sì, cosa succede nel gioco evolutivo? Beh, insomma, il gioco evolutivo si complica, perché il principio della vaccinazione è ancora quello di Jenner. Mi rendo conto che faccio i discorsi dei vecchi che dicono ai miei tempi si facevano tante belle cose, però è così, no? Cioè introdurre nell'organismo qualcosa di abbastanza diverso dal patogeno, da non provocare la malattia, ma abbastanza simile da stimolare il sistema immunitario a produrre degli anticorpi che poi colpiscono l'agente patogeno. Adesso questi vaccini, io non sono un esperto di vaccini e non vorrei mettermi a dire cose che non so dopo aver stigmatizzato quelli che parlano di cose che non sanno. Ecco, però quello che succede è che a un certo punto l'opportunità di riprodursi del virus, se anziché incontrare dei soggetti suscettibili, disponibili, incontra dei soggetti immunizzati, si riduce. Quindi si riduce la circolazione del virus, si riduce la pressione sugli ospedali. Questa è la speranza. È più di una speranza, perché io ho letto un articolo della BBC, quindi non una cosa scientifica, che però parlava di risultati entusiasmanti della vaccinazione in Scozia. Quindi c'è motivo di ottimismo. Il problema, e quindi bisogna parlarne con un immunologo, con un esperto, io vi do il titolo ma non entro nel merito, il problema è la rapidità con cui vengono effettuate le vaccinazioni rispetto alla rapidità con cui si diffonde il virus. Non c'è dubbio che adesso fare presto e fare bene sono due priorità importanti. Però il vaccino è in qualche modo un elemento di pressione selettiva del virus, o no? Certo. Infatti, se stai alludendo al rischio che il vaccino non colpisca alcune delle varianti, allora questo rischio in teoria c'è. Cioè l'idea è questa. Se il vaccino colpisce, ti protegge dal 70% delle varianti, ma non dal restante 30%, in pratica questo spiana il terreno al restante 30% perché si diffonda. E se questo 30% è anche legato a dei sintomi peggiori, tu con una vaccinazione fatta male peggiori la situazione. Sono preoccupazioni legittime, non direi che sono preoccupazioni impellenti in questo momento. Perché appunto il risultato della vaccinazione di massa che hanno fatto, perché in Inghilterra hanno fatto degli errori gravissimi, e sono errori non di valutazione scientifica della serietà del problema, ma sono stati errori politici. Cioè l'idea è, noi non ci vacciniamo, perdiamo un po' di gente subito, ma economicamente freghiamo tutti gli altri europei. Questo è stato il ragionamento lì e altrove. Si sono riscattati però con una campagna di vaccini molto rapida, e appunto se leggo la stampa non specializzata mi pare di capire che i risultati incominciano a vedersi, tanto è vero che loro adesso hanno una specie di roadmap di uscita dall'emergenza, sta per averla anche Israele, noi siamo ancora piuttosto lontani da questo. Però il rischio c'è che una lentezza nella vaccinazione selezioni delle varianti resistenti, diciamo così. Sì, sai, Ermanno, riflettevo un attimo su come è cambiata anche un po' l'idea della scienza in questo periodo. Perché penso che nessuno scienziato lo pensi, ma nell'opinione pubblica la scienza è legata alla certezza, no? Quando si dice la tale cosa è scientifica vuol dire che è vera. Purtroppo invece la scienza è legata ad una lenta e progressiva riduzione della incertezza, cioè all'eliminazione di tutto ciò che si è capito che non è vero, ma non ha un criterio di verità. Quindi ci sono, da un lato, delle grandi aspettative, che poi quando non trovano una risposta soddisfacente si capovolgono nel loro opposto, quindi una radicale sfiducia nella scienza, che è quella poi forse che ha portato a movimenti come i Novax, eccetera. Allora io direi, non aspettiamoci miracoli, ma cerchiamo di tenere i piedi per terra. E quindi è giusto preoccuparsi, la possibilità teorica che una campagna di vaccinazioni sbagliata possa portare a risultati non auspicabili esiste, ma non rientra nel quadro delle cose più probabili. Probabilmente non andrà così. Sì, adesso mi è più chiaro, insomma. Vorrei farti una domanda un po' più strana, forse un po' più personale, cioè
Come si sente uno scienziato, come ti senti tu come scienziato in un panorama che da un anno è cambiato completamente? Mentre prima eri in qualche modo nella tua cittadella della scienza, che facevi le tue ricerche, adesso sei piombato, come dire, un po' al centro dell'attenzione, un po' come dicevi tu, con aspettative enormi, con anche responsabilità in qualche modo sociali e comunicative, magari con dei colleghi che non si sono dimostrati, come dire, capaci di gestire. Mi piacerebbe sapere, così se vuoi raccontarci, come ti sei sentito tu, scienziato proprio. Guarda, Ermanno, io ho un vantaggio, io mi occupo di un ambito, la biologia evoluzionistica, che non era al fronte. Qui le persone che hanno subito l'impatto più forte sono i medici di base, i medici ospedalieri e gli infermieri. Sono loro che hanno subito l'onda d'urto in una maniera pesantissima e a volte ci hanno rimesso la vita. Quindi sono loro alla linea del fronte. Subito dietro ci sono quelli che studiano i vaccini, che studiano il virus. Io ho cercato di dare una mano in un paio di occasioni, ma le mie competenze sono quelle addirittura della terza o quarta linea. E sono stato più coinvolto dal tema della comunicazione, perché, parliamoci chiaro, la comunicazione non ha funzionato. Non ha funzionato in parte per motivi assolutamente giustificabili. Era la prima volta che succedeva una cosa di questo genere. Era la prima volta che succedeva una cosa di questo genere, eravamo tutti quanti impreparati, anche molti errori commessi dai governi, dal nostro, dagli altri, secondo me vanno compresi, non nel senso che dobbiamo giustificare tutto, ma nel senso che si è trattato di mettere insieme due elementi molto difficili da far stare insieme, le precauzioni di natura medica, clinica, e il funzionamento dell'economia dei nostri paesi. Insomma, si sono commessi degli errori molto gravi, si è privilegiato in certe fasi il funzionamento delle fabbriche, l'economia, i viaggi, eccetera, però era un ambito in cui era facile fare degli errori. Nell'ambito della comunicazione, secondo me, si è oscillato tra atteggiamenti consolatori, no? Persone che ogni tanto saltavano su a dire ma il virus è clinicamente morto e così, sbagliato, ma anche degli atteggiamenti paternalisti e pesantemente paternalisti. Cioè, in certi momenti è sembrato che si dicesse, siccome siete degli sciagurati, siccome appena vi diciamo che le cose vanno bene, voi vi buttate tutti quanti sui navigli a festeggiare, allora no. Ecco, e chi è riuscito, adesso io non voglio fare dei discorsi femministi di mezza tacca, però mi ha colpito questa cosa, chi è riuscito a comunicare con intelligenza, accuratezza, autorità ed empatia, sono spesso state delle donne. È stata Angela Merkel, lo sappiamo, in Germania. È stata Ursula von der Leyen in Europa, è stata la prima ministro irlandese, di cui in questo, scusate, neozelandese, di cui mi sfugge il nome in questo momento, ho sentito un suo discorso, mi ha molto colpito. Forse queste sono delle cose che vanno lasciate alle donne, nel senso che hanno una capacità maggiore di mettersi in sintonia anche emotiva con chi le ascolta. Insieme a questo, vorrei dire, sono circolate anche tante autentiche sciocchezze. Io vorrei ricordarne una che mi ha molto colpito. In un suo testo, uscito all'inizio, un testo sostanzialmente negazionista dell'epidemia, uscito all'inizio del 2020, il filosofo francese Bernard Henri Lévy cita a un certo punto, totalmente a vanvera, una frase di Rudolf Virchow. Chi è Rudolf Virchow? Rudolf Virchow è uno dei grandi patologi dell'Ottocento. Ma era anche un uomo che era estremamente affezionato al ruolo speciale dell'uomo nella natura e pertanto non accettava l'evoluzione. Non accettava l'evoluzione perché diceva che le nostre capacità intellettive così superiori a quelle degli animali non possono essersi evolute da antenati non umani. E non accettava nemmeno l'esistenza dei microorganismi. C'era un dibattito sulle epidemie, se dovute a organismi minuscoli che non si potevano vedere o a miasmi, e Virchow aveva preso il lato dei miasmi, che poi naturalmente Koch, Pasteur e altri hanno dimostrato essere una spiegazione sbagliata. Virchow lo faceva per una sorta di idealismo politico, riteneva che fosse sbagliato legare troppo strettamente l'uomo alle sue radici biologiche, perché gli si negava in qualche modo, secondo lui, una possibilità di riscatto. Insomma, era uno di sinistra, però sbagliava. E una cosa che ha scritto è: una epidemia è un fenomeno sociale con alcuni risvolti medici. Un'autentica sciocchezza
che nel contesto dell'epoca si poteva giustificare perché ancora non c'era stato Pasteur, perché ancora non sapevamo come vanno le cose. Che nel XXI secolo qualcuno rispolveri questa sciocchezza e la scrive in un libro è grave. E siccome è una sciocchezza di impatto, siccome suona bene, poi è stata ripresa tante volte, io l'ho ritrovata sui giornali. Ecco, questa è una sciocchezza. Un'epidemia è un fenomeno medico che ha delle implicazioni sociali, non viceversa. Non viceversa, certo. Ecco, a proposito di questa cosa dell'evoluzione, sentivo Telmo Pievani, un altro nostro ospite, che diceva, beh, forse non si è mai parlato di evoluzione come in questi mesi in Italia, può essere un'occasione anche per cercare di fare i conti con questa teoria che ancora suscita, a parte una certa non conoscenza, semplificazioni sbagliate o addirittura delle opposizioni, delle strane, fa paura, non lo so, però la conosciamo poco e forse è anche l'occasione perché noi uomini ci rendiamo conto che siamo dentro appieno in questo mondo e dobbiamo avere a che fare, combattere i virus e questa è la nostra vita, è così. Sì, sai Armando, forse ti ricorderai, anche tu fai parte un po' della mia generazione, di quando si diceva che in Italia ci sono 60 milioni di commissari tecnici della nazionale di calcio. In questo periodo ci sono 60 milioni di virologi ed epidemiologi. Io tremo al pensiero di un giorno in cui ci siano 60 milioni di evoluzionisti, perché non credo che la qualità del dibattito ne guadagnerebbe. Ma a parte questo, è vero però, è vero che noi tendiamo, siccome l'evoluzione funziona nei lunghi periodi, tendiamo a pensare che l'evoluzione sia una cosa che interessa a chi si occupa dell'uomo di Neanderthal o dell'estinzione dei dinosauri, ma che in realtà non stia operando ancora adesso. Questo è sbagliato. È sbagliato perché se è vero che l'evoluzione non riuscirà a fare di noi, specie umana, una cosa completamente diversa nel giro dei prossimi 100 o 1000 o 10.000 anni. È vero che appunto creaturine piccole come i virus e i batteri evolvono molto in fretta ed evolvono sotto l'effetto di pressioni che stanno nell'ambiente. Allora, l'ambiente, significa per esempio che quando andiamo a occupare dei territori in cui prima vivevano tranquillamente dei pipistrelli e ci facciamo degli allevamenti intensivi di animali, il famoso spillover, il passaggio di un virus da un organismo all'altro, che alla fine può arrivare fino a noi, viene facilitato. Ecco, tutte queste considerazioni, che peraltro faceva appunto il famoso spillover, il libro di Quammen, no, che è uscito qualche anno fa e che anticipava in Vero, maniera sì. impressionante quello che è successo. Queste considerazioni io mi auguro che siano tenute più presenti, non tanto nella vita di tutti noi. Io non credo che questa pandemia sarà palingenetica, io non credo che ne usciremo tutti migliori. Sospetto che ne usciremo tutti peggiori, ma questo è un altro discorso. Però a livello di chi prende le decisioni, a livello di chi può programmare attività su larga scala, questa esperienza spero non resti senza conseguenze. E su questo sono anche un po' ottimista, perché mi sembra che l'Unione Europea, che per molti anni, pensate alla crisi della Grecia, alle durissime condizioni imposte all'economia greca per uscire dal debito, rispetto a quegli anni, l'Unione Europea si è mossa con una grande sensibilità in questa occasione. E le scelte che sono state fatte, che speriamo non vengano vanificate da scelte scellerate all'interno dei singoli paesi, sono scelte che vanno incontro ad una visione più comprensiva, più ampia e con la sottolineatura della priorità della transizione ecologica. Questo è molto importante. Ora, transizione ecologica è uno slogan vuoto in sé per sé, bisogna riempirlo di contenuti, ma almeno indica che c'è una sensibilità a questo tema, cioè che abbiamo capito che lì ci stiamo giocando una partita importante, non per i pronipoti dei nostri nipoti, ma per noi stessi e per le generazioni che sono immediatamente dopo di noi. Ma una curiosità, adesso non bocciarmi all'esame di biologia evoluzionistica, i virus sono molto, molto più vecchi di noi, insomma, quindi evolvono da un sacco di tempo, giusto? Guarda, è tuo diritto, siccome sei quello che fa le domande, non sapere la risposta, altrimenti. Ma i virus hanno la nostra stessa età. La nostra stessa età perché hanno. Adesso. Allora, ci sono alcuni elementi che ci portano a credere che tutte le forme viventi oggi sulla Terra, diciamo dal batterio all'elefante alla quercia, compresi noi, abbiano un'origine comune. E il dato più forte è che tutti quanti trasformano l'informazione contenuta nel DNA
nell'informazione contenuta nelle proteine. Questo meccanismo, si chiama il codice genetico, è costante in tutti quanti, con piccole eccezioni che riusciamo a interpretare. E funziona anche per i virus. Adesso vorrei lasciare da parte la discussione, che è più filosofica che altro, sul fatto che si possano chiamare organismi viventi oppure no. Lasciamola da parte. Ma se abbiamo questa origine comune, se tutti i viventi hanno questa origine comune, abbiamo tutti quanti anche la stessa età. E infatti noi non è che discendiamo dalle scimmie di adesso, discendiamo da creature di tipo scimmiesco che però sono vissute 6, 7, 15 milioni di anni fa. La differenza fra noi e i virus è che nei 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di anni da che esiste la vita sulla Terra, degli organismi che si riproducono così in fretta hanno fatto tantissime generazioni e noi molto di meno. Cioè in 1000 anni ci sono 10 generazioni di elefante, ma non so quante di batteri e non so quante di virus, hai capito? E quindi il loro tasso di riproduzione, il ritmo elevato con cui si riproducono, fanno sì che loro possano creare per mutazione sempre nuove varianti, sempre tante novità. Certo, chiaro, sì. Volevo anche chiederti qualcosa sul mondo dell'università. Tu sei da molti anni un docente universitario. Volevo capire, pochi giorni fa c'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico, lo ricordo anche perché la Lectio Magistralis è stata tenuta da Elena Cattaneo, e quindi che ha fatto un discorso molto accorato sul valore della ricerca proprio in questo periodo e anche sulla eccellenza delle università italiane. Volevo capire se questa cosa della pandemia ha suscitato nei giovani studenti una qualche, come dire, reazione di interesse maggiore, se qualcuno si è più avvicinato al mondo della scienza, oppure al contrario ci si è spaventato, non lo so, se si vede qualche effetto sociale in questo caso della pandemia sugli studenti, che almeno tu conosci, insomma. Ermanno, vorrei poter rispondere, ma di fatto da quando è cominciata la pandemia io i miei studenti non li incontro faccia a faccia e non li riesco a vedere. Oggi sono reduce da una esperienza in una scuola superiore di Ferrara, che era il mio liceo, in cui sono riuscito a parlare davanti a 25 studenti in carne e ossa più altri collegati. È stata una bella esperienza. Ma è successa una cosa che è successa anche altre volte e che mi colpisce. Io di solito vado a parlare di biodiversità umana, del tema della razza, che ha della lati sociali, ma quello che stimola tantissime domande è l'uomo di Neanderthal. L'uomo di Neanderthal stimola tantissime curiosità. Adesso possiamo indagare sugli aspetti psicologici di questa faccenda, ma ve la tiro fuori per dire che non c'è un rapporto diretto fra l'urgenza sociale di certi temi e la curiosità che questi temi stimolano in adolescenti e in ragazzi. Anzi, molto spesso più è come dire, generale, complesso il problema che si affronta, più è slegato dall'attualità, più stimola dei ragionamenti. E questo l'ho visto in tante occasioni. Una volta sono stato finalista al premio Galileo a Padova e pensavo che il mio libro, che era sull'evoluzione dell'uomo, arrivasse penultimo, e ultimo arrivasse quello di Guido Tonelli, che parlava dell'origine dell'universo, mentre avrebbero prevalso dei temi molto più legati all'attualità. È andato esattamente al contrario. Ha vinto Tonelli, io sono arrivato a secondo. Quindi insomma, è un segnale che proviene ormai da diverse fonti. Secondo me, soprattutto nell'età in cui uno fa le sue scelte per quanto riguarda poi la professione, l'ambito in cui si occupa, c'è un elemento affettivo, vorrei dire. Un elemento di seduzione, che però attenzione, perché quando si dice il tale ha sedotto la tal'altra, vuol dire che il tale ha portato una donna nell'ambito delle sue competenze. Invece questa è una seduzione diversa, in cui è il sedotto che conta, è in che modo tu recepisci dei messaggi che passano sia a livello intellettuale, ma anche un po' a livello emotivo e affettivo. E quindi la mia sensazione è che se si parla di temi grandi, importanti, di grande rilevanza, molti ragazzi rispondono. Non c'è bisogno di una pandemia perché salti fuori un interesse per la scienza. È veramente interessante, sì, non ci avrei mai pensato, ma lo trovo proprio un'osservazione molto acuta. È un assist per voi umanisti, perché poi se uno estende questo discorso, allora effettivamente si arriva a delle conclusioni che non so se condivido. Bisogna far fare a tutti filosofia, perché lì ci sono le grandi domande. Ecco, io non arriverei a questo punto, però
Il filo del discorso va in quella direzione. Sì. Beh, posso dirti che in tempi non sospetti io ho fatto leggere Spillover a quante più persone possibile, avevo trovato uno dei più bei libri di divulgazione scientifica e quindi vabbè, insomma, in qualche modo le biblioteche sono comunque dei posti in cui anche adesso che siamo chiusi diamo i libri dalle finestre pur di darli, quindi insomma noi ci siamo. Vorrei invece lasciare lo spazio finale di questa bellissima chiacchierata un po' per non darti l'idea che ti abbiamo usato per sapere delle cose. Mi piacerebbe invece che ci raccontassi e ci aggiornassi un po' sulle tue ricerche, di cosa ti stai occupando, cosa stai scoprendo, perché noi siamo interessati alle ricerche di chi sta ai confini più avanzati della ricerca umana. Se vuoi raccontarci qualcosa e incuriosirci un po', insomma. Sì, ma non so quanto sto ai confini più avanzati della ricerca umana. Abbiamo un articolo che dovrebbe essere quasi pronto sugli Etruschi. Noi siamo stati il piccolo gruppo di Ferrara che dirigo da anni. Nel 2004 è stato il primo e unico gruppo a pubblicare un po' di DNA etrusco, insieme al gruppo di David Caramelli di Firenze. E per 17 anni ormai quelli sono stati gli unici dati sugli Etruschi disponibili. Ed è stata una cosa importante perché a lungo erano usciti articoli degli Etruschi senza gli Etruschi, cioè articoli di gente che studiando i Toscani di adesso e pensando che fossero i discendenti diretti degli Etruschi, cercava di dire delle cose sugli Etruschi, fino a che ci siamo accorti che gli Etruschi con i Toscani di adesso c'entrano molto poco. E ahimè, anche con quelli di Adria. Io sono di Adria, sono cresciuto nella impostazione tipica di Adria, che noi siamo Etruschi, quelli di Rovigo no. Purtroppo il mio DNA non assomiglia a quello degli Etruschi, mia madre non me l'ha mai perdonata. Quindi c'è questo lavoro in dirittura d'arrivo, l'abbiamo steso, l'ha già visto una rivista e spero che potrà uscire presto. Il primo autore si chiama Cosimo Post ed è un fiorentino che adesso però lavora in Germania. Lavora in Germania. E poi adesso stiamo cercando fondi per un progetto di studio della popolazione di Pompei, perché per molto tempo io ho pensato che non fosse rimasto nulla del DNA di questa gente, che fossero bruciati. E invece David Caramelli, sempre lui di Firenze, il mio amico antropologo, non solo è riuscito a farsi dire che in realtà gli abitanti di Pompei in maggioranza sono morti asfissiati, ma è riuscito a farsi dare alcuni campioni in cui abbiamo provato a cercare il DNA. E l'ha trovato, e l'hanno trovato, ce n'è. Quindi è possibile provare a fare una specie di ritratto di chi fossero, dal punto di vista biologico, gli abitanti di Pompei. Quanti assomigliavano a quelli dell'Italia meridionale, sia di adesso sia dell'epoca, quanti magari venivano dal Levante, venivano dal Nord Africa, eccetera. E una nostra collega di Roma, che si chiama Olga Rickards, un'altra antropologa, si è specializzata nello studio dei microelementi. Microelementi vuol dire che ci sono due diversi tipi di stronzio. Io lo so che la parola fa ridere i non scienziati, ma è un elemento, si chiamano isotopi, hanno un peso diverso, che caratterizzano la composizione delle acque. Cioè ogni regione ha delle acque con un particolare rapporto fra questi due isotopi dello stronzio e li si ritrova studiando il calcolo dentale, come si chiama? Il calculus in inglese, mi sfugge la parola in italiano, il tartaro. Il tartaro. Nel tartaro di questi scheletri si riesce ad ottenere dello stronzio che ti dice se durante il corso della vita quella persona aveva bevuto l'acqua di quel posto lì oppure in prevalenza l'acqua di qualche altro posto. E allo stesso modo, studiando azoto e carbonio, si può capire qualcosa della dieta di queste persone, quanta carne, quanti vegetali, eccetera. Quindi se ci danno questo finanziamento, cosa che io auspico anche attraverso i potenti mezzi della biblioteca di Brugge, potremmo noi fare... per te. Ecco. No, ma lo so che quando l'ho detto a te poi le cose funzionano per forza. E se questa cosa funzionerà, nei prossimi anni lavoreremo su Pompei. Bellissimo, meraviglioso, affascinante. E verrai a Brugherio a raccontarcelo, promesso? Molto volentieri, molto volentieri. Ok. Ringraziamo Guido Barbugliani, davvero un amico e un affidabile, diciamo così, a cui non mancheremo di disturbarti ancora in futuro. Non è mai un disturbo parlare con te, Armando. Ok, grazie di cuore. Arrivederci.